Il carisma del parroco è proprio quello della presenza della Chiesa nel territorio, la parrocchia come avanguardia missionaria nel territorio. Se non sei presente, sei inutile. La parrocchia tende a diventare comunità di persone che si incontrano, che si coinvolgono, ma spesso la cerchia può essere anche un limite. Assolutamente, la cerchia stretta è un grande aiuto, abbiamo bisogno noi di tantissime collaborazioni, ma direi quanto più le persone operano in parrocchia, tanto più devono essere formate, perché altrimenti fanno avvertire la pesantezza della carne anziché la leggerezza dello spirito. I sacerdoti hanno colto queste tanti impegni della vita del sacerdote, dove reperire le energie per essere sempre sulla breccia? Io credo che il sacerdote abbia bisogno di una grossissima risorsa di vita interiore, bisogna che questo pozzo a cui tutti attingono vada molto in profondità e tiri su l'acqua fresca continuamente. È fondamentale nel prete un percorso continuo di confessione e di conversione, ma direi proprio questo, cioè la generosità dei nostri vent'anni, la lucida follia dei nostri vent'anni è stata di mettere a disposizione del Signore un'umanità imperfetta per un compito che se da un lato la gratificava, dall'altro la espone continuamente ai propri limiti, alla critica, alla contraddizione, e credo che questo sia una croce importante sulle spalle del prete e da cui sarebbe falsa umiltà, ma pavidità sottrarsi. Spesso si parlava nel passato, si faceva la proposta vocazionale nei termini di una autorealizzazione. Ecco, si può parlare di proporre la vocazione sacerdotale in questi termini? No, non si può assolutamente parlare. La vocazione sacerdotale è una chiamata che il Signore ti rivolge Lui per mettersi completamente nelle sue mani. Solo se impari a entrare in questa dinamica dell'amore che si consegna, poi Lui ti porta per qualunque strada. D'altra parte, quando noi alla gente che soffre, che è paralizzata, handicappata, che è nel lutto, diciamo che la realizzazione va per vie diverse da come quelle che pensavi, questo deve valere anche per noi, altrimenti è il mondo che con i suoi miti di successo, oggi così roboanti e rampanti, entra nella Chiesa e sarebbe la fine.